Leggiamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 12, dal verso 49. Vangelo secondo Luca, capitolo 12, dal verso 49. Gesù dice: «Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra. E che mi resta a desiderare se già è acceso? Ma v'è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo contro il padre, la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera». Fino a qui la lettura della parola del Signore. E fermiamo la nostra attenzione sul verso 49. «Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, che mi resta a desiderare se già è acceso?» O come dice la nuova riveduta: «Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare se è già acceso?» Credo che tutti abbiamo ancora nella nostra mente il ricordo della nostra fanciullezza, quando la prima volta, in modo molto fiabesco, ci hanno raccontato della scoperta del fuoco. Era una fiaba. Ci hanno parlato del cavernicolo che per caso unendo due pietre ha fatto una scintilla, è venuto il fuoco, e dal fuoco ha avuto il calore, la luce, e ha cominciato a usare il fuoco per la cottura dei cibi e il mantenimento degli alimenti. Non so se è proprio così, anzi noi pensiamo che Dio non ha creato l'uomo da cavernicoli sciocchi. Dio ha dato all'uomo fin dall'inizio la saggezza, e l'uomo con la saggezza e l'intelligenza ha scoperto i segreti della natura. In seguito, quando l'uomo ha scoperto il fuoco, ha scoperto che il fuoco è energia, energia che si trasforma. E quindi oggi, dopo tanti millenni, ancora alla base della nostra vita c'è il fuoco, che produce energia diversa che noi utilizziamo. Ma non ci interessa tutto questo. Veniamo alle parole di Gesù. E sulle parole di Gesù, proprio per il contesto, esistono diverse interpretazioni. Qualcuno ha detto che Gesù ha acceso il fuoco dei conflitti per causa sua, e questo è il contesto, e questo è vero. Nel mondo, coloro che hanno voluto seguire il Signore si sono trovati in difficoltà per i conflitti di coloro che non l'hanno voluto seguire. Altri hanno detto: Gesù ha acceso un fuoco, il fuoco dell'amore, dell'entusiasmo nel cuore dei discepoli. E altri ancora: come il fuoco produce beneficio all'uomo nel mondo materiale, così simboleggia il fuoco, il prodotto, ha prodotto beneficio per il mondo spirituale. E noi vogliamo seguire quest'ultima interpretazione, perché ci pare molto più edificante. Gesù ha trasformato le menti e i cuori degli uomini con quel fuoco sacro che lui è venuto a portare. Quindi il fuoco nella scrittura, tutti noi lo sappiamo, rappresenta ed è il simbolo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che la gente dimentica che esiste, ma che noi sappiamo che esiste,
perché è l'energia vitale che tiene in vita la Chiesa. Un corpo è vivo se c'è lo spirito. Ci possono essere tanti bei corpi, ma se non c'è lo spirito in loro sono morti. La Chiesa di Gesù Cristo è vivente perché ha la presenza dello Spirito Santo in sé. Gesù aveva detto: io devo compiere quest'opera, lo dice anche qui, devo essere battezzato con un battesimo che ancora non ho compiuto, ma quando sarà compiuto, dirà poi in seguito, io poi me ne andrò, ed è buono che io me ne vada, perché se io non me ne vo, non vi manderò il Consolatore, ma se io me ne andrò, io ve lo manderò. E Dio sia lodato che il Consolatore è venuto, mandato da Gesù, non vi illudete, è Gesù che lo manda, io pregherò il Padre ed Egli vi manderà un altro Consolatore che sarà con voi in perpetuo, il fuoco. Giovanni Battista aveva detto: io non sono il Messia, colui che viene dietro a me, io non sono neanche degno di sciogliergli i legami delle scarpe, ma quando Egli sarà venuto, io vi battezzo con acqua, ma quando Egli sarà venuto vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. A Pentecoste i discepoli radunati insieme ad un certo punto si fece un suono come di vento impetuoso che soffia e su di loro apparvero delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. I discepoli sulla via d'Emmaus che improvvisamente si trovarono la presenza di Gesù risorto, dicevano dopo: non ardeva il nostro cuore mentre ci apriva le scritture? Ancora in Ebrei è detto: il nostro Dio è un fuoco consumante. E in Apocalisse è scritto: i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Quindi il fuoco nella scrittura è simbolo dello Spirito Santo. Perché? Qual è l'azione del fuoco? Prima di tutto il fuoco illumina. Noi adesso abbiamo altri mezzi per illuminarci, ma rimane sempre il fuoco che illumina. E io personalmente sono contento quando c'è qualche incidente e manca la corrente, perché dobbiamo ritornare all'antico, a misura d'uomo. Quanto è bello d'inverno avere un caminetto e lì accanto al fuoco, legna che arde, c'è qualcosa di romantico, di bello, che noi abbiamo dimenticato, ci abbiamo tutti congegni strani, che qualche volta non funzionano perché manca la corrente, e io sono contento. Perché il ritorno alla misura d'uomo è qualcosa che ci fa ricordare chi siamo, la vita semplice, le origini nostre. Che fa il fuoco? Prima di tutto il fuoco illumina. Lo Spirito Santo apre la porta del cuore e della mente mediante la parola e porta alla conoscenza di Cristo risorto e vivente, non un Gesù che è stato, che è vissuto tanti secoli fa, ma un Gesù attuale, nostro contemporaneo, e ce lo fa conoscere come il liberatore, ce lo fa conoscere come il salvatore, ce lo fa conoscere come il nostro medico, abbiamo sentito le testimonianze, ce lo fa conoscere come il nostro supremo maestro ed insegnante, ce lo fa conoscere come il nostro sovrano, il sovrano dell'anima nostra. E infine abbiamo la consapevolezza che Gesù è Dio benedetto in eterno. Se non fosse per lo Spirito Santo, noi ci troveremmo in una condizione di grande confusione, ma è questa luce che illumina il mondo, che arriva fino a noi. Vi ricordate quando eravamo ciechi?
Vi ricordate quando non riuscivamo a vedere il futuro, a vedere intorno a noi? C'era l'isolamento intorno a noi, ma a un certo punto una luce si è presentata dinanzi a noi. Le tenebre si sono diradate e abbiamo scoperto la grandezza dell'amore di Dio. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, dice Gesù. E Dio sia lodato per il fuoco dello Spirito Santo che illumina. È vero, possiamo meditare, possiamo studiare. C'è gente molto più istruita di noi, molto più capace di noi, che legge, legge, legge e non impara mai, dice la Scrittura. Perché? Perché è lo Spirito Santo, l'autore della parola, che illumina il credente e fa comprendere quello che è la realtà di questa parola, che diventa cibo, che diventa sostegno, che diventa luce, che diventa speranza, che diventa forza. Benedetta parola di Dio, ma benedetto sia lo Spirito Santo che ci illumina a comprenderla. Il fuoco poi non solo illumina ma purifica. Se andate nell'Antico Testamento scoprirete che c'erano tante tante feste tra gli ebrei e una di queste era l'offerta per l'espiazione. Tanti diversi meccanismi e riti, ma alla fine tutto quello che rimaneva doveva essere bruciato col fuoco, perché il fuoco purifica. E la Scrittura dice che l'Apostolo, predicando l'Evangelo, parlava dei credenti dicendo che Dio aveva purificato i loro cuori mediante la fede. Il cuore dell'uomo, con i suoi sentimenti e le passioni più abiette, non può essere assolutamente liberato e purificato tranne che intervenga lo Spirito di Dio che purifica. O meraviglioso Signore, che nel suo grande amore ha mandato lo Spirito Santo che riesce a purificare, o come diceva anticamente la Bibbia Diodati, a purgare, cioè a nettare, a disinfettare, a togliere ogni contaminazione, talché il cuore dell'uomo, che prima era il ricettacolo di passioni immonde, diventa il tempio dello Spirito Santo. Meraviglioso Signore, meraviglioso Gesù, che dice: io sono venuto per accendere un fuoco sulla terra. Sulla terra, e che mi resta da desiderare se è già acceso? Il fuoco consuma, consuma. E è importante che il fuoco consumi. Ricordiamo tutti il famoso evento di un popolo intero che si era allontanato da Dio, e di un profeta che si credeva solo, ma che alla fine Dio gli rivelò che c'erano 700 persone nascoste, sì, ma che non avevano piegato le loro ginocchia dinanzi agli idoli. Dinanzi a una popolazione immensa, 701 persone o 702 persone non sono granché, una minoranza, ma una minoranza fedele è la potenza di Dio nel mondo. E Elia sfida il re, un re malvagio, un re debole, un re sviato, un re assassino. Sì, perché quando la gente si svia dal Signore, non ha più nessuna remora, Acab. E alla fine dice: è tempo che adesso qui il popolo si decida, andiamo sul Monte Carmel. Conoscete tutti la storia.
Io e i profeti di Baal, di questa religione tremenda, pagana, però popolare. Perché generalmente la religione di massa è sempre popolare. La gente corre dietro e vanno dietro a milioni e milioni di persone senza sapere dove vanno. La religione vera, la religione del cuore, è la religione di chi ha consapevolezza che sta servendo l'Iddio vivente e vero. E Elia dice: facciamo una prova. L'Iddio che risponderà per il fuoco sarà il vero Dio. E il vero Dio è ancora l'Iddio che risponde per il fuoco. Cominciate voi, e dal mattino fino all'ora dell'offerta, che era poi il tramonto, gridarono, piansero, pregarono, si tagliarono con dei ferri, si ferirono, cercando che questo Dio, Baal, l'idolo, in qualche modo manifestasse la sua potenza. Non voglio entrare nei particolari, ma voi la conoscete la storia. Ma quando era la sera, Elia rassaltò l'altare di Dio che era andato deserto e poi pregò. Una preghiera di pochi momenti, perché Dio accetta la profondità del cuore. A quella preghiera cadde dal cielo il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, le legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso, perché il fuoco di Dio consuma tutto. E il popolo gridò: l'Eterno, l'unico vero Dio, è Dio. L'opera dello Spirito Santo consuma, distrugge tutto quello che è idolatrico, tutto quello che non ha valore. Ecco perché noi continuiamo a parlare di questa meravigliosa opera di Dio per mezzo del suo Spirito, perché l'unica forza del popolo di Dio è la presenza del Signore che scende con la sua potenza sopra gli uomini ed opera e trasforma le circostanze, al punto che un popolo intero, che un momento prima era pagano, diventa un popolo fedele a Dio. Ma solo allora? No. Il giorno della Pentecoste avvenne la stessa cosa. Lo Spirito Santo scese sui discepoli, questo vento impetuoso che soffia li inondò, e delle lingue spartite come di fuoco si posarono su ciascuno di loro, furono tutti ripieni dello Spirito Santo e uscirono predicando la parola di Dio, parlarono in altre lingue come lo Spirito dava loro di ragionare, e uscirono per annunciare la parola di Dio. E naturalmente al principio, ed era logico che fosse così, in un paese come quello dove c'era una religione ben formata con tanto di liturgia, pensarono che era una cosa ridicola. Qualcuno diceva: sono ubriachi, altri dicevano: no, non è possibile, perché sono le 9 di mattina. Ma sono ubriachi di vino dolce, cioè è un tipo di ubriachezza simpatica, non è qualcosa di violento, è qualcosa di calmo. Quando la presenza di Dio inonda il cuore dei credenti, la manifestazione della sua presenza produce qualcosa di calmo, di dolce, di affabile. E Pietro s'alzò, predicò il suo primo sermone. Il sermone di Pietro è un capolavoro dal punto di vista omiletico, ma è un capolavoro perché è pieno
della parola di Dio. Perché Pietro, e grazie a Dio anche noi crediamo che è la parola di Dio che produce per l'azione dello Spirito Santo nei cuori delle persone il ravvedimento. E circa 3.000 persone quel giorno accettarono l'Evangelo. Il fuoco riscalda. Eh sì, nessuno può stare vicino al fuoco e non scaldarsi, come chi va al sole, sotto il sole, che immediatamente si riscalda. Che caldo! L'entusiasmo, il fervore. Se guardiamo il libro degli Atti degli Apostoli, vediamo questo popolo semplice, ma pieno della potenza di Dio, pieno dello Spirito Santo, riscaldato e pieno di fervore, che annuncia le cose grandi di Dio. Questo nostro movimento pentecostale è sorto da persone semplici. Alcuni di loro sapevano appena appena leggere, altri no. Nel 1948-49 fu fatto un convegno in questa città, non avevamo ancora il locale di culto nostro. Vennero gli anziani, i conduttori di chiesa, i pastori, chiamateli come volete, da tutte le città d'Italia, perché non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice il Signore. Ora noi non onoriamo l'ignoranza, e voi lo sapete, anzi, vogliamo dare il meglio al Signore, sempre. Il meglio delle nostre facoltà, il meglio della nostra intelligenza, il meglio dei nostri talenti. Ma quando non c'è nessuno, Dio utilizza uomini semplici per annunciare la grandezza del suo amore. Perché quando lo Spirito Santo ci ha trovato freddi, duri, indifferenti, formali. Ma la sua presenza ci ha illuminato, ci ha purificato, ha consumato le cose che non erano secondo il volere di Dio, ci ha riscaldato e il nostro cuore arde d'amore per il Signore e per l'opera sua. Il fuoco, quel fuoco che Gesù è venuto a accendere sulla terra, è un fuoco che potenzia. I primi mezzi di locomozione non animale, e ancora oggi, sono mossi dal fuoco. Stevenson, l'inventore della locomotiva, riuscì a capire che accendendo una caldaia il vapore poteva mettere in moto una macchina pesantissima. Ne parlava con la sorella e la sorella era incredula e diceva: George, questo affare non si muoverà mai. Sapete, l'opera dello Spirito Santo è un'opera così. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e che mi resta da desiderare se è già acceso? È già acceso. È stato acceso il giorno della Pentecoste ed è ancora acceso questo fuoco. È il fuoco della potenza di Dio. Gesù disse ai suoi: ma voi riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Dio opera ancora e lo Spirito Santo è presente qui,
Vogliamo che stasera lo Spirito di Dio operi per ciascuno di noi? Hai bisogno di essere illuminato? Se non conosci Gesù come il tuo personale Salvatore, lascia che lo Spirito Santo operi in te e tu farai la conoscenza personale con colui che è il tuo Salvatore e il tuo Liberatore. C'è un opuscolo in giro che ho visto già, facciamo conoscenza. Ed è un opuscolo che dice proprio questo, non è la conoscenza fra me e te, che può essere anche interessante, ma è la conoscenza fra noi e colui che dobbiamo conoscere, Gesù. Lui ci illumina e allora scopriremo che è colui che ci libera dal peccato, che ci dà la certezza della vita eterna, colui che ci guarisce dalle nostre malattie, colui che ci insegna come dover camminare, colui che prende l'amministrazione e la gestione della nostra vita e ci guida passo passo ogni giorno. A Lui sia la gloria. Hai bisogno della purificazione? Vuoi essere liberato da qualche difetto? Vuoi essere liberato da qualche legame che ancora t'opprime? Lascia che lo Spirito di Dio operi in te. Vuoi che Dio ti liberi dai pensieri tristi del passato, dalle tue angosce di ieri, dalle situazioni del passato che ancora sono come un'ombra nera, come dice il cantico che abbiamo cantato, sopra te? Lascia che lo Spirito Santo consumi ogni cosa e tu riconoscerai che Gesù è il tuo liberatore. Sei diventato freddo? C'hai paura adesso e sei indifferente? Non parliamo dell'entusiasmo, dell'emozione. L'emozione è una buona cosa, ma l'emozione non può diventare il nostro maestro. È lo Spirito Santo che deve operare per noi. Allora l'entusiasmo che viene dallo Spirito non si spegne, non è un fuoco di paglia che arde a fiamme alte e dopo pochi momenti rimane soltanto un po' di cenere. È un fuoco che dura, è lo stesso fuoco che aveva Geremia quando dice: ho un fuoco nelle ossa e non posso fermarmi, ho detto io non parlerò più perché tutti mi criticano, io non parlerò più perché tutti mi perseguitano, ma questo fuoco dentro di me ha tanto acceso, è acceso così forte, arde, che io non posso fare a meno. È il fuoco dell'entusiasmo di Dio che riscalda le anime nostre e ci dà fervore. Ne abbiamo bisogno, vero? Il fervore che viene da Dio, che non è appunto l'entusiasmo che viene da qualcosa di emotività, ma è l'entusiasmo che viene, il fervore, lo zelo che viene dalla presenza di Dio nella nostra vita e che dura nel tempo. Hai bisogno di potenza? Sei debole? Sei debole? Siamo deboli. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Ma io, fratello, non sono un pastore, non debbo evangelizzare, non debbo testimoniare, davvero? Perché sta scritto che i pastori solo testimoniano ed evangelizzano? Prima di tutto, Gesù ha detto: voi sarete miei testimoni. E un testimone è uno che conosce esattamente le cose. Testimoniare di Gesù vuol dire testimoniare che Egli è il mio Salvatore. E noi possiamo farlo prima di tutto con la nostra vita trasformata. Quello che io ero non sono più, perché il fuoco di Dio che Gesù è venuto a accendere sulla terra è un fuoco che è acceso in me e che non si spegne. E poi potenza per parlare di Lui.
È difficile, io lo so. Oggi la gente non vuole parlare, la gente vuole solo ascoltare, in pratica vuole solo distrarsi. Io non riesco a capire, quando incontro tante persone che camminano per strada in mezzo ad una folla e che hanno gli auricolari con una scatoletta qui, che sentiranno tutto il giorno, non si stancheranno mai. Ma perché questo? Unicamente perché non vogliono essere disturbati e non vogliono parlare con nessuno. Ma noi siamo chiamati a testimoniare. È difficile. È difficile perché la gente è sospettosa. Quando tu t'accosti, immediatamente pensano: che vuole questo? Noi testimoniamo col sorriso, con la grazia, e testimoniamo della grazia di Dio facendo sapere a tutti che Dio opera nei cuori degli uomini per mezzo di Gesù, il nostro Salvatore. E Gesù, il nostro Salvatore, è rivelato dall'Evangelo per l'azione dello Spirito Santo. Che vuoi stasera? Gesù ha acceso un fuoco sulla terra ed è contento perché già è acceso. Continua ad essere acceso. Vuoi essere illuminato? Vuoi essere purificato? Vuoi che sia consumato il male in te per sempre e il tuo cuore possa diventare il tempio dello Spirito Santo? Vuoi la potenza di Dio nella tua vita? Che devi fare? Invoca il Signore, perché Lui risponde. E in quest'ora ognuno di noi chieda al Signore quello che desidera. Noi non conosciamo i nostri problemi, possiamo conoscere i problemi degli altri. Dio però conosce il tuo cuore e sa quello che in questo momento hai. Conosce le tue delusioni, i tuoi travagli, la tua malattia, le tue sofferenze. Conosce ogni cosa di te. Qualunque problema spirituale, morale o fisico può essere risolto da colui che ha detto: io ho acceso un fuoco sulla terra. Il fuoco dello Spirito Santo opererà per te stasera, se tu sei pronto a lasciarlo operare. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Signore, eccoci dinanzi a te. Tu conosci, Signore, i cuori di questi cari. Ognuno di loro sta elevando a te sinceramente la propria preghiera. Rispondi, Signore, rispondi nel nome di Gesù. Dona a questi cari la certezza della vita eterna. Risveglia ogni cuore, consuma ogni cosa che non è favorevole a te. Metti l'ardore e il fervore tuo nella vita di questi tuoi figli e riempi loro e noi tutti della tua potenza per essere testimoni tuoi. Noi ti diamo la lode e la gloria, perché tu certamente rispondi alla nostra preghiera, in quanto la presentiamo a te non nel nome nostro, ma nel nome di colui che ha detto che mandava il fuoco che è acceso, colui che è morto e risorto, ed è alla tua destra ed intercede per noi, Gesù, il nostro Salvatore, benedetto in eterno.